Portava già la firma del ministro della difesa Guido Crosetto la convenzione, perfezionata presso il circolo ufficiali di La Maddalena, dal direttore di Marigeni Milcagliari Francesco Saverio De Rosa e dal sindaco Fabio Lai, presente il comandante di Marina Ovest, il contrammiraglio Enrico Paciuni. Un passo in avanti nelle dismissioni delle servitù militari alla Maddalena, riguardo beni non più necessari al Ministero della Difesa. Un accordo che per noi è molto importante, ma penso che al di là di questa firma, quello che va oltre è il significato. C'è una bellissima collaborazione fra enti per il bene della comunità. E ringrazio per la sensibilità dimostrata su temi che per noi sono di grande importanza. L'area che andremo a riqualificare e che prendiamo in consegna grazie alla sottoscrizione di questo provvedimento servirà per la realizzazione di un'area parcheggio pubblica e quindi ci aiuterà soprattutto nei periodi di massimo aumento demografico, che è quello soprattutto estivo. Secondo, ma non certo per importanza, è la sensibilità dimostrata nel consegnarci in possesso delle aree che possono essere utilizzate per la valorizzazione dello sport. Quindi, grazie a questo accordo, scusando il gioco di parole, nell'accordo che abbiamo preso con le Difesa Servizi, verrà dato in possesso, quindi la gestione dell'amministrazione comunale per 8 anni più 8, quindi 16 anni rinnovabile. E questo per noi è una data di ampio respiro perché ci permette di attuare tutta una serie di interventi anche di tipo economico importanti che permettono di muovere queste strutture al fine di poterle dare poi in gestione alle associazioni sportive locali. Per il parcheggio, ha dichiarato il sindaco Lai, è già stata espletata la gara e i lavori, ha assicurato, inizieranno tra una decina di giorni. Per quanto riguarda le strutture sportive, un campo da calcetto, uno da tennis e uno da volley basket, si dovranno predisporre i progetti preliminari.